Buongiorno, oggi faremo vedere come si fanno i biscotti di pasta frolla per bambini, quelli a forma o di omino, o di orsa a chiodo, insomma la forma che voi avete. Comunque vi voglio dire una cosa, specialmente per gli iscritti, che non sto rispondendo a tutti i messaggi che mi mandano, perché YouTube ha cambiato il sistema di rispondere, è un po' complicato, comunque come riesco a capirci qualcosa vi risponderò a tutti. Allora, prendiamo la pasta frolla che la sapete fare, se no vi metto il link sopra della pasta frolla, la leggete sopra, la tiriamo di questo spessore, mezzo centimetro, e poi questo è uno stampino per dire a forma di orsetto, voi se lo avete di un altro animale uguale, questo a forma di omino. Li mettete in tiella e questi vanno cotti a 170 gradi per circa 10 minuti, 10-15 minuti. Poi lo vedete dal colore, il colore deve essere molto chiaro, così, vedete? Sono rovini e questi sono gli orsetti. Adesso la mia collega Giulia vi farà vedere come si decorano con la cioccolata. Allora, ora vi faccio vedere come decorate con la cioccolata fusa il triangolo fatto di carta da forno. Si fa un triangolo, cioè il cono di carta da forno, scusate. Si fa il triangolo con la carta da forno, lo si arrotola così e si fa girare la punta fino a sopra. Quando vedete che tutte e tre le punte combaciano, il nostro cornetto sarà pronto. Lo chiudiamo. Perfetto, e vedete il nostro cono? E questo cono lo possiamo usare per decorare qualsiasi cosa, per scrivere sulle torte, se non abbiamo un tappeto di plastica, decorare i nostri biscotti con cioccolata, con ghiaccio, qualsiasi cosa per decorare. Ok, ora io ho messo cioccolata fondente. Per chiuderlo schiacciamo, io ne ho messo un po' troppo, quindi uscirà da sopra. Giriamo, giriamo e facciamo il risvolto sopra di modo che non ci esca. Ok. Il cioccolato fondente va squagliato a bagnomaria, eh? Sì, o in microonde. Ok, allora adesso vi faccio vedere gli orsacchiotti. Gli faremo gli occhi, così, la bocca. E agli orsacchiotti gli facciamo il papillon. Vedete che bellini? Così. Sono due triangoli uniti, il papillon, semplicissimo. Occhi e bocca. Se vogliamo possiamo fargli anche i bottoni come se avesse una camicia. Così. Occhi. E bocca. Perfetto. Adesso gli omini di pasta frolla gli facciamo gli occhi, sempre la bocca ovviamente, i bottoni della camicia. Le maniche e il segno dei pantaloni. Vedete? Così saremo più invogliati a mangiare i biscotti. Belli da presentare, facili e veloci. Così. Ecco i nostri mini orsacchiotti di pasta frolla. Vedete? Questi erano i nostri biscotti di pasta frolla. Ci vediamo alla prossima ricetta.